Da bambino prodigio, talento indiscutibile, riconosciuto tale dalla critica di tutto il mondo, l'abbiamo intervistato. Un po' faticoso, logicamente, viaggiare in mezzo a tutti questi paesi diversi, prendere il treno, l'aereo, sempre in viaggio. Per esempio, l'altro giorno, il giorno prima del concerto qui a Livigno, ero in provincia di Bergamo, ho arrivato qui la mattina, ho provato la sera il concerto, dopodomani parto per la Francia, poi sarà la volta dell'Alto Adige, sempre in giro. Notre Dame de Paris alla chiesa di Santa Maria di Livigno, che come si arriva ad accettare l'invito ad esibirsi in una chiesa e comunque di fronte a un pubblico, tra virgolette, più limitato rispetto a... Ma il pubblico, questa è una cosa molto personale mia, proprio per me fare un concerto a Notre Dame di Parigi equivale a fare un concerto anche a Livigno o nella più piccola chiesa del mondo, anche per sole 3 persone. Proprio perché è una mia vocazione fin da giovane, proprio giovanissimo, di proprio portare la musica, portare piacere, portare veramente conforto anche alle persone che magari non hanno l'abitudine di poter sentire anche sempre questi concerti, perché spesso e volentieri le chiese non sono dotate d'organista, che magari non si sente sempre la domenica, e soprattutto per la gente che magari, non so, per esempio qui in vacanza, che vuole passare una serata un po' diversa dal solito, ecco. Per cui è proprio un grande piacere per me poter venire qui, e anzi spero di venirci molto presto. È stato proposto un repertorio molto particolare e sicuramente selezionato proprio perché è in chiesa, ma l'organo permette anche altro. Sì, diciamo l'organo è uno strumento orchestra proprio, si può dire un'orchestra completa, per cui possiamo fare tutto quello che è classico e composto per lo strumento, oppure delle trascrizioni, come per esempio ieri sera ho fatto 2 trascrizioni che non sono pezzi per organo, per esempio era l'Adagio e Fuga di Mozart, era un quintetto per archi, adattato all'organo, e poi quello di Vivaldi era un concerto per violino e orchestra, che vabbè, era stato già adattato per clavicembalo da Bach, però poi c'è stata una trascrizione anche per organo, proprio per far sentire queste particolarità dell'organo, che è talmente varia nei suoi suoni, che possiamo combinare a piacimento, uno più registri, metterli insieme, venire come un'orchestra, proprio abbiamo il flauto, abbiamo la tromba, abbiamo i registri dell'orchestra, per cui il repertorio organistico solo è grandissimo, però anche le trascrizioni danno un compenso a tutto ciò. Ed è per questo che uno sceglie l'organo e non il piano, quindi... Sì, poi vabbè, il piano, si può dire che ogni piano è uguale, c'ha sempre i suoi 88 tasti, diciamo, le tastiere non cambiano mai, mentre l'organo è molto vario. Io per esempio qui avrei potuto trovarmi un organo, per esempio con una tastiera di sole 3 o 4 ottave, con una piccola pedaliera, come ci sono nelle altre chiese, anche qui nelle vostre zone, sono strumenti antichi, e dove si può solo suonare un certo tipo di musica. Per cui è stata una bella sorpresa. Sì, senz'altro, grandissima, perché vabbè, io sono principalmente interessato a strumenti di grande levatura, di suono, soprattutto sinfonico, come questo qui che avete qui a Livigno. Per cui, insomma, uno strumento da utilizzare e da riproporre. Peccato non poterlo vedere. Sì, peccato non poterlo vedere, perché giustamente come tanti organi la console è sulla cantoria, per cui la gente non può vedere, però con i moderni mezzi oggi ci si può organizzare con telecamere o cose di questo genere, far vedere spesso per esempio anche certi festival in Italia, ormai è diventato uso comune poter avere lo schermo in chiesa per poter vedere anche l'organista cosa fa con le mani, con i piedi, con i registri, proprio uno strumento talmente completo anche da suonare, può essere sempre interessante anche per l'ascoltatore ascoltare la bella musica, ma anche vedere e partecipare al momento del concerto. Per tornare invece a questa brillante carriera, quali sono i sogni nel cassetto?
dopo tutto quello che c'è già stato, i premi più prestigiosi, le borse di studio, poter imparare a fianco ai maestri più grandi del mondo? Sì, sì, io praticamente devo tutto al mio maestro Zhang Yu, che è uno dei più grandi, forse il più grande organista del mondo, della sua generazione almeno. E sì, effettivamente i suoni del cassetto ce ne sono sempre tanti, perché ogni volta che ci si alza al mattino si pensa: ma chissà domani dove sarò a suonare. Adesso non posso proprio lamentarmi, perché facendo una media di 60-80 concerti all'anno, diciamo che il sogno del cassetto di tanti anni fa è arrivato, perché si incominciava con pochi concerti all'anno, poi pian pianino la gente ti ascolta, ti rinvita ogni anno e il carnet diventa sempre più carico. Poi ora mi attendono tournée in America, l'anno prossimo sarò negli Stati Uniti per un mese e mezzo, farò una lunga tournée, dovrò andare anche in Australia, in Nuova Zelanda, in Asia, per cui diciamo che da viaggiare ce ne sono ancora. E per tornare invece con un salto nel passato, una carriera iniziata giovanissima, un talento che è emerso già dai primi anni, a 5 anni insomma la musica era già una passione, una grande passione, ma come ci si avvicina a questo che nell'immaginario comune è comunque un mondo del passato, forse un po' antico, addirittura considerato vecchio? Sì, il problema è che la musica in Italia è sempre stato un grande problema attuale, almeno per l'educazione musicale. Purtroppo noi quando parliamo di musica la gente dice sì, mi ricordo alle medie quando suonavo il piffero, il flauto dolce, si faceva quell'oretta, insomma, che era un po' un'ora di ricreazione spesso. Invece se guardiamo per esempio all'estero, la musica già dalla scuola elementare si comincia così, scherzando, poi ci sono scuole fino addirittura all'università, corsi di musica, di musicologia, cioè la gente viene proprio educata alla musica, e spesso e volentieri si sceglie tra il violino, il pianoforte, strumenti così da suonare anche in modo dilettantistico, però vi assicuro in grande dilettantistico, perché è un grande qualità. Io ho avuto degli amici anche in Germania che fanno tutt'altro lavoro, però dicono: oh, io suono un po' il pianoforte così. Studi di Chopin, cose difficilissime, sono state impeccabilmente, ma una cosa fantastica, ecco. Sì, in Italia purtroppo c'è questa cosa che sta prendendo un po' piede ora nelle università, stanno mettendo dei corsi, ho sentito almeno recentemente corsi proprio universitari di musicologia, quelli sono sempre stati la musicologia per diventare storico della musica in laurea e tutto, c'è da sempre, però almeno per tutte le altre facoltà aggiungere quella piccola ora settimanale di musica, sapere proprio gli strumenti, come funzionano la musica, sarebbe molto importante per avere un ascoltatore attento anche ai nostri concerti, ecco. Alle spalle di questo giovane tanti sacrifici, ma anche tanti riconoscimenti, in particolare sulla sua indiscutibile capacità di improvvisare. E adesso al momento mi viene proprio in mente un cenno fatto da un grande organista: l'improvvisazione non si improvvisa. Giustamente, perché l'improvvisazione deve venire da una base di composizione. Bisogna calcolare esattamente la durata, la forma dell'improvvisazione e lo stile, perché effettivamente l'improvvisazione è fatta al momento, però nella testa dell'improvvisatore un mezzo secondo prima di suonare deve veramente immaginare il percorso da farsi. Per esempio, con un tema che di solito mi viene dato al concerto, io ho un attimo di tempo per vederlo, lo suono una volta e da quello devo immediatamente incominciare questa improvvisazione come una sonata, come una composizione.